Libia tiene la tregua, Serraj Haftar a Mosca da Putin per firmare il cessate il fuoco entrato in vigore dopo 9 mesi di duri combattimenti alle porte di Tripoli. Conte in Turchia da Erdogan, soluzione politica per la Libia, verifica di maggioranza a fine mese e sul caso Gregoretti afferma sbarchi gestiti da Salvini. Il PD in conclave per definire le proposte sul futuro del governo, 5 Stelle, dibattito sulla leadership, Salvini ribatte a Conte, sugli sbarchi sacrifica la dignità per la poltrona. Economia italiana ancora in stagnazione, l'allarme di Confindustria, aziende in difficoltà, investimenti fermi e credito alle imprese in calo quasi del 2%. È morto Giampaolo Pansa, maestro di giornalismo, editorialista, scrittore sempre controcorrente, Mattarella, protagonista indiscusso, lascia un vuoto difficilmente colmabile. Paura nelle Filippine per il vulcano Taal, tra i più pericolosi al mondo, colonne di cenere alte 15 km, evacuazione per 500.000 di persone vicino Manila. La Juve vince all'Olimpico contro la Roma ed è campione d'inverno con 2 punti di vantaggio sull'Inter, campionato finito per il romanista Zaniolo, rottura del crociato, a rischio per lui anche gli europei.